Ok ragazzi, abbiamo visto quindi il prodotto di un polinomio per un altro polinomio, ok? Questo è un esercizio che noi possiamo trovarci davanti, magari potremmo avere solo in verifica o in interrogazione. Abbiamo, guardate, 5 per parentesi x più 2 per parentesi 3x meno 1. Vedete, ho due moltiplicazioni, un numero intero, 5 per un polinomio, un binomio, in questo caso x più 2, per un altro binomio, 3x meno 1. All'interno delle parentesi non posso fare niente perché non ho monomi simili. Io come mi posso comportare qui? Beh, mi posso comportare in due maniere. Guardate, io quello che faccio praticamente, che cos'è di solito, è seguo proprio l'ordine con cui sono scritte le operazioni. Prima faccio questo 5 che moltiplica l'x e il 2 del primo binomio, quindi ho 5x più 10, e alla fine quindi avrò 5x più 10, cioè il risultato di questa prima moltiplicazione, che moltiplica 3x meno 1. Quindi dovrò fare poi 5x per 3x, 15x quadro, 5x per meno 1 meno 5x, 10 per 3x più 30x, 10 per meno 1 meno 10. Termini simili, meno 5x più 30x, risultato 15x quadro più 25x meno 10. Posso anche comportarmi in un'altra maniera. Fare prima, tanto cioè come se avessi la proprietà commutativa, posso fare prima questo binomio per questo binomio, vedete? Quindi faccio il 5 rimane 5 per il risultato della la moltiplicazione di questi due polinomi, di questi due binomi, faccio i termini, vabbè, questo è il risultato di questa moltiplicazione, il meno x più 6x mi fa più 5x e poi questo 5, vedete, moltiplica per tutti quanti. Il risultato, come potete osservare, è lo stesso, sia che utilizzo il primo metodo, che secondo io vi consiglio comunque questo primo metodo, quello che abbiamo visto adesso. Questo esercizio, il numero 16 a pagina 143, magari vi pubblico anche gli appunti, questi appunti così avete anche questi. E adesso passiamo a una cosa non importante ma fondamentale, che è il quadrato di un binomio. Allora, che cos'è il quadrato di un binomio? Il quadrato di un binomio è questa cosa qua, vedete? X più 2 al quadrato. L'errore più grosso che voi che potete fare e che purtroppo alcuni di voi faranno è scrivere x quadro più 4, cioè ma elevare al quadrato il primo termine e il secondo termine basta. Ah, scusate, vi ricordo, ecco questa cosa molto importante, ho visto che qualcuno di voi ancora la sbagliano, x più x è uguale a 2 volte x, x per x è uguale a x al quadrato, eh? Cioè una mela più una mela uguale 2 mele, mela per mela uguale mela al quadrato, ok? Benissimo. Scrivere solamente così, vi dicevo, è sbagliato, perché guardate, facciamo questo esempio, 5 più 2 al quadrato. Se fosse vero quello che è scritto qua, io dovrei scrivere 5 più 2 al quadrato è uguale a 5 al quadrato più 2 al quadrato. Vedete, rilevo al quadrato il primo e il secondo termine come ho fatto sopra. Verrebbe fuori 25 più 4 uguale 29, ma c'è un errore. Quale? Guardate. Se io faccio 5 più 2, 5 più 2 è uguale a 7, 7 al quadrato, e 7 al quadrato è uguale a 49, non 29. Quindi vedete, questo procedimento è errato, non è da fare, cancelliamolo, via dalla mente. Come si fa il quadrato di un binomio? Il quadrato di un binomio, attenzione, guardate, prima ve lo dimostro e poi vi do la definizione. Allora, il quadrato di un binomio è questo. Se io ho x più 2 al quadrato, che cosa devo fare? Devo fare il quadrato di un numero, così anche di un binomio, è la base moltiplicata per se stessa tante volte quante ne indica l'esponente. Quindi x più 2 al quadrato è uguale a x più 2 per x più 2. Se io adesso so fare la moltiplicazione, cosa devo fare? X per x quadro, x per 2 più 2x, 2 per x più 2x, 2 per 2, 4. Quindi x quadro più 4x più 4, usando la proprietà commutativa, x quadro più 4 più 4x. Ecco, questo è, vedete, questo è il risultato, questo qui è il risultato di x più 2 al quadrato. X quadro, il quadrato del primo termine, il primo termine vi ricordo che è x, ok? Più 4, il quadrato del secondo termine, che è più 2,
più 4x. Che cos'è 4x? È il prodotto del primo per il secondo termine, cioè x per 2, che fa 2x, raddoppiato, ok? Quindi per 2, quindi x per 2, 2x, per 2, 4x. Quindi è questa la definizione, il quadrato di un binomio è pari al quadrato del primo termine più il quadrato del secondo termine più il doppio prodotto del primo per il secondo termine. Ritornando qui, vedete 5 più 2 al quadrato, guardate cosa posso fare: 5, il quadrato del primo termine 25 più il quadrato del secondo termine 4 più il doppio prodotto, due volte, il doppio del professor Benedetti, sono due professor Benedetti, una grossa tragedia per voi. Il doppio prodotto del primo termine per il secondo termine. Vedete, il primo termine è 5, il secondo termine è 2. Cosa salta fuori? 25 più 4 più 2 per 5, 10 più 2, 20. Uguale a 49. Vedete che è esattamente quello che volevo trovare.